Il paese dei digital divide era il tema di uno dei panel della giornata di ieri. A voi un compito, se vogliamo, un po' più difficile, provare a individuare strumenti per superare il digital divide. Sì, ma soprattutto anche individuare il digital divide. Che cos'è? Dov'è? È un divide tecnologico? È un divide economico? È un divide regionale, di ceto? Dipende dal potere di acquisto? Dipende da mille cose. Questo è importantissimo e dal panel molto interessante che abbiamo realizzato è venuto fuori. Digital divide significa a coprire con la rete territori che non sono coperti e che economicamente non sono appetibili per la copertura. Abbiamo parlato della Capanna Margherita sul Monte Rosa, ma anche delle frazioni nel modenese e addirittura deserti in Africa. E Digital Divide è stato anche la scuola, il caro libri per la scuola e la possibilità, per esempio, di costruire un progetto di cui abbiamo parlato per fare dei libri economici, usando le tecnologie, la rete, usando la capacità di costruzione di appunto reti tra insegnanti, alunni, scuole. Digital Divide è anche uno dei luoghi su cui il governo italiano si sta muovendo. Abbiamo parlato anche dell'agenda digitale e del Digital Divide all'interno dell'agenda digitale, sia come un problema da risolvere, sia cercando di individuare quali sono i problemi che verranno, quali sono i principali e quali possono essere le strategie che ovviamente dovranno essere su molti punti di vista. Ripeto, tecnologia, economia, ma anche facilità di accesso per i cittadini, facilità di utilizzo e via dicendo. Si possono individuare delle strategie condivise, condivisibili in situazioni diverse, in molti casi sono necessari interventi quasi ad hoc? Ma quello che è venuto fuori dal panel di oggi, secondo me la cosa più interessante, è che ogni territorio, ogni questione e ogni particolare problema è bene ed è giusto che si muova da quel territorio, da quella questione, non aspetti dall'alto o da un sistema molto centralizzato una risoluzione. Deve venire da lì anche in maniera partecipata, con l'idea di partecipazione, a mio parere molto democratica, dei cittadini, prima di tutto avvisare il problema, capire che c'è un problema e trovare delle soluzioni. Poi la seconda parte è che bisogna fare assolutamente rete con altre realtà, con realtà territoriali prima contigue ma poi sempre più nazionali, per fare in modo che questo modello, questa strategia diventi economicamente, per esempio, forte, solida, che possa consolidarsi o che possa anche semplicemente, essendo un modello vincente, essere trasportata in altri contesti, fatta propria da altri contesti. Quindi il particolare è importantissimo per individuare con efficacia un problema e il generale, secondo un modello di rete, è il modo per poi riuscire ad intervenire in maniera efficace.